Sai, mi sento defraudato. Non ho mai avuto la possibilità di deporre. Giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità? Dica lo giuro, lo giuro. Non sei neanche un po' curiosa? Sembri ansioso di raccontarmi tutto. Allora, coraggio. Quando hai deciso di ucciderla? Circa un anno fa. Non avevo ancora ben deciso. Finché una sera Rita e io uscimmo a cena e vidi una cosa che mi fece decidere. Che cosa vedesti? Te. Io vidi te, Jennifer. Fu alla Como Inn. Tu stavi celebrando una vittoria. Avevo già visto la tua foto sui giornali. Ma quando ti vidi di persona, da vicino, mi resi conto che questa era una cosa che dovevamo fare insieme. Io la uccidevo e tu mi difendevi. Così cominciai a scoprire il più possibile su di te. Organizzai perfino una gita a Taos, nel Nuovo Messico, quando tu ci andasti in vacanza. Feci la mia prenotazione alla Summit Lodge e presi la camera intercomunicante del terzo piano, proprio accanto alla tua. Perché me lo racconti adesso? Jenny, lo sanno tutti che siamo amanti. Ma non sanno da quanto tempo dura la cosa. O da quanto tramavamo l'omicidio. Insieme. Ti mandai anche un regalo. Lo pagai con la carta di credito e te lo feci consegnare in camera. Il negoziante deve averlo registrato. Un braccialetto di turchesi? Lo mandasti tu. E ti è piaciuto? Ti immagini che impressione farebbe se tu decidessi di violare il tuo voto di silenzio su questo omicidio o qualsiasi altro omicidio? L'hai mandata tu la lettera. Hai falsificato la firma di tua moglie. Hai scritto tutta la sceneggiatura. Noi abbiamo soltanto recitato. Potrei costringerti a continuare la mia difesa. Ma sto cominciando a stancarmi di te. Non sei affatto decisa e brillante quanto credevo. Allora non ho altre domande. Il test si può ritirare. Oppure potrei far causa al tuo studio e accusarlo di negligenza e farmi pagare un sacco di soldi per quelle prove stupide e fasulle che hai prodotto. Un avvocato cerca di incastrare un cliente, prima visione TV. Amore, tu saresti finita per sempre. Allora perché non lo fai? Perché siamo stati intimi, non trovi, Jennifer? Anche più che se avessimo fatto l'amore. Perché? Perché ti sei tolto i guanti prima di ucciderla? Era più piacevole.
Uccidere con i guanti sarebbe come scopare con il preservativo. Addio, Jennifer. Buona fortuna.